La trasmissione è offerta da Henry Sport e da Il Pallino. Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Mondo Bocce da Michele Pirro, una calda serata perché la temperatura in questi giorni non ci aiuta nonostante l'aria condizionata dello studio, ma con le luci, come si dice, a palla è dura veramente, ma noi andiamo avanti, soffriamo. Mi auguro invece che i nostri telespettatori siano comodamente sul divano con l'aria condizionata e le finestre aperte. Allora, nuova puntata di Mondo Bocce, anche oggi abbiamo un ospite, una femminuccia in collegamento telefonico, però ve la presento fra poco. Diamo subito alcune notizie. Intanto domani 30 giugno scadono i termini per l'iscrizione alla Serie A e Serie B dei campionati di Raffa 2012-2013, quindi io credo che tra ieri e oggi e domani mattina ci sarà la corsa in federazione da parte delle società per diciamo adempiere all'iscrizione e quindi depositare tutta la documentazione occorrente. Poi una notizia invece dell'ultima ora, cioè di ieri, si è svolto il Grand Prix di Raffa e Giuliano De Nicola della Virtus L'Aquila, primo in classifica, ha primeggiato, quindi l'ultima perla, diciamo, è arrivata sui campi di Cremona. Apro parentesi, la nostra ospite telefonica è proprio di Cremona, e poi ne parleremo. Diciamo, Giuliano De Nicola ha vinto, Di Nicola ha vinto il Grand Prix e nell'ultima competizione di Cremona ha battuto in finale Giuseppe D'Alterio. Al terzo posto invece si è classificato Alfonso Nanni. Intanto potete vedere le immagini in sovraimpressione. Al quarto posto invece Paolo Signorini. Oggi sono in pieno svolgimento qui a Roma, sono incominciati oggi i campionati italiani di Raffa, categoria 1 maschile e 1 femminile, e ci saranno anche i campionati italiani disabili, sia in piedi che seduti. La prossima settimana daremo un'ampia sintesi intanto della presentazione dei campionati, dei vari atleti iscritti, che sono ben 32 per quanto riguarda i maschietti e 16 per quanto riguarda le femminucce, ma 12 anzi per le femminucce. Andiamo subito a presentare, abbiamo in linea una campionessa con la C maiuscola, Germana Cantarini. Signora Cantarini, buonasera. Sì, buonasera. Lei è qui a Roma perché da domani incomincerà a gareggiare nel campionato italiano. Sì, da domani, forza, speriamo vada bene. Beh, lei che pensa? Lei è nella, diciamo, è la testa di serie numero 3 del ranking. Sì. Ma domani spero di giocare al meglio. Sono allenata, quindi io non arrivo mai impreparata, diciamo, a questi campionati, però sai, è la giornata, se magari la giornata no, non c'è niente da fare. Io spero che vada bene, però devo dire una cosa, che non mi è mai successo nella mia carriera di vincere due titoli italiani consecutivi, quindi io ne ho vinti 7, ma mai due consecutivi, quindi l'ho vinto l'anno scorso, quest'anno, ma c'è un bel punto di domanda. Vedrà che, dato che noi portiamo bene come trasmissione, vedrà che vincerà anche quest'anno. Certo, speriamo. Non me ne vogliano la testa di serie numero 1, lo Sorbo Maria, sì, e la numero 2, Luccarini Elisa. Certo. Ma credo che tutto il campo delle partecipanti è, diciamo, di un livello molto alto. Sì, tutte le partecipanti di A1, che siamo 12,
che gareggeremo proprio domani siamo tutte proprio di alto livello, quindi cioè, diciamo che ce la dobbiamo mettere l'una contro l'altra, cioè, dobbiamo dare proprio il meglio di se stesse, perché arriveremo sicuramente, vabbè, tutte preparate, e proprio noi di A1 siamo veramente di alto livello, quindi dobbiamo giocare bene, ecco, per vincere. E dobbiamo dare proprio il meglio di se stesse, non c'è quella meno forte o più forte, capito? Sì. Cioè, quando ti trovi lì, insomma, devi dare il massimo per poter vincere. Certo, intanto per i telespettatori, questo, la signora Cantarini ha un palmarès eccezionale, ha appena detto che ha vinto 7 campionati italiani. Sì, sì. Però ne ha vinti anche 3 europei, sì. 6 mondiali, sì. E 2 titoli ai Giochi del Mediterraneo. Sì, sì, Giochi del Mediterraneo, individuale a coppie con Sefora Corti. Qual è stata la medaglia che le ha dato maggior soddisfazione? Allora, la miglior soddisfazione è stato l'ultimo mondiale individuale, proprio svolto lì a Roma, quello lì è proprio stato il massimo, sì. Quello lì è stato il più bello perché, vabbè, è stato vinto dopo la mia malattia, che io sono stata ferma un anno per un tumore al seno. Ah, risolto, e quindi, immagino. Sì, e quindi dopo aver ripreso, essere riuscita a essere stata convocata per prima cosa in nazionale e aver dato il massimo, essere riuscita di nuovo a vincere un campionato mondiale, quello sì, quello lì è proprio stato il più emozionante in assoluto, sì. Quella lì è la vittoria più bella. Lei il primo campionato italiano l'ha vinto nel 90. Nel 90. Quindi sì. Parliamo di 21 anni fa, lei è giovanissima, perché non diciamo l'età, però allora, la Cantarini è nata a Cremona, è una bella donna, poi lo vedete anche dalle immagini, insomma, grazie. Impressione. E lei ha una particolarità, signora Cantarini, è rimasta sempre con la stessa società, la Canottieri Bissolati. Sì, 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 proprio, guarda, dal 1990 che gioco appunto per la Bissolati, e è dal 1990 che faccio parte della nazionale, quindi sono un bel po' di anni. Insomma, sì. Come mai non ha mai pensato di cambiare società? Ma perché guarda, io mi affeziono molto, quindi c'è la mia società, mi ha sempre dato tanto e mi sta dando ancora tanto, e quindi ho avuto varie proposte, devo dire, immagino. Anche fuori dalla Lombardia, però insomma, anche se diciamo mi è venuta la voglia di dire provo a cambiare, però no, allontanarmi diciamo dalla mia città mi sa che sarà anche difficile nel mio futuro. Penso di rimanere lì, proprio io mi affeziono molto alle cose, quindi difficilmente mi allontanerò. Lei è sposata, signora Cantarini? Io sì, convivo con Paolo, che è quello che mi segue praticamente sempre e quello che mi sprona nei momenti difficili, diciamo che è il mio allenatore, ecco. Ecco, e figli? Figli no, niente. Figli di me, vabbè, c'è tempo ancora, quindi. No, beh, ormai penso proprio di no. Beh, vabbè, mai dire mai. Vabbè. Lei che attività svolge nella vita? Io sono parrucchiera. Ah, bene. Sì, sì. Quindi quando devo andare a giocare la domenica, lavoro tutto il sabato. Certo. E poi si parte, magari anche quando gioco molto lontano, si parte, si va, la domenica mattina si gioca, quindi Signora, sì. Come si fa? Cioè, essere parrucchiera è un'attività che diciamo porta via molto tempo, no? Perché sì. Siete legati a degli orari. Sì. Gli allenamenti? Alla sera, finito il lavoro. Ah, dalle 7 in poi mi vado ad allenare, anche se certe volte sono molto stanca, però diciamo la mia passione mi porta a reagire, a dare il massimo di me stessa appunto nelle bocce, e quindi dico ci devo andare e vado ad allenarmi. La sua settimana tipo, al di là dell'attività lavorativa, cioè quanto dedica alla preparazione fisica e quanto invece alla tecnica? Allora, diciamo che per 3 volte la settimana preparazione fisica, sì, faccio un po' di palestra, più che altro lunghe camminate, anche bicicletta, così, e poi diciamo tecnica anche lì 3 volte la settimana. Diciamo che nell'attività fisica, per prepararmi fisicamente, vado nella pausa pranzo del lavoro. Certo. Invece proprio per l'allenamento tecnico vado alla sera. Certo, beh, è difficile, comunque, fate veramente sacrifici enormi per. Sì, infatti. Senta, diciamo che in un momento che impazza il bocce mercato, no? Noi la scorsa settimana abbiamo parlato con Formiconi, che lei conoscerà sicuramente, che diciamo, ha fatto parlare un po' per il passaggio dalla Virtus Aquila alla Pinedina. Sì.
Lei, nonostante le offerte, nonostante l'affezione che ha la Cannottieri Bissolati, non è mai entrata ufficialmente sul mercato invece. Ma diciamo che le richieste le ho avute, però alla fin fine diciamo che io sono nata a Cremona, nata diciamo in nazionale, sono entrata quando appunto giocavo già per la Bissolati. Diciamo che la Bissolati è come una famiglia, capito? Quindi allontanarmi da lì, l'ho detto, per me cioè, è impossibile, cioè, non è... anche se mi dovessero fare un'offerta diciamo molto molto superiore da quella diciamo che mi propone la Bissolati, non so se riuscirei ad andare via, anche perché con la Bissolati diciamo che ho una sicurezza. Certo. Un domani cambio società, questa società mi dà sicurezza per un anno o due, poi torno in Bissolati, cioè non mi sembra. No, non è bello. Capito. Comunque, visto che subito dopo l'interruzione per la pubblicità o la reclama, come la chiamo io, sì, parleremo anche un po' di soldi, che è la nota dolente di voi atleti delle bocce. Sì. Noi ci fermiamo un attimo, mi raccomando non cambiate canale, 3 minuti e ritorniamo in studio. Insieme abbiamo salvato 2 boschi che sono diventati oasi WWF. Quest'anno abbiamo un sogno ancora più grande. Guardiamo ancora più lontano. Alle aree marine e costiere più vulnerabili, inquinate e minacciate dal cemento, per trasformarle in oasi. È un sogno possibile con il tuo aiuto. Invia un SMS al 45503. Aiutaci a creare un mare di oasi. Per te. Per te. Sarà davvero evoluto finché la tecnologia dell'auto sarà quella di una volta. L'ibrido è Toyota dal 1997. Provalo sulla nuova Yaris Hybrid. Vieni sul nostro sito professionecalcio.eu perché è il tuo calcio quotidiano. Siamo nati per muoverci, per sorprenderci, per gioire, per creare, per lasciarci il passato alle spalle. 208 è nata per noi. Nuova Peugeot 208. Let your body drive. 208 è nata per essere davvero nostra. Adesso, con un finanziamento a tasso zero. Un nuovo modo di vivere il tempo libero. Il Pallino, ristorante, bar e catering. Una location elegante e giovane all'interno del Centro Tecnico Federale, il bocciodromo più grande del mondo. Una struttura moderna e polifunzionale che ospita un albergo con 15 camere doppie, dotate di LTV, LCD, minibar, aria condizionata, internet e un ampio parcheggio privato da 600 posti. Un'oasi nel cuore dell'Euro a Roma, una struttura elegante e all'avanguardia, adatta a qualsiasi rappresentazione sportiva, culturale e congressuale. Yeah.
Volvo XC60 da 32.800 euro con nuovo motore D3 2000 diesel negli showroom Volvo. Eccoci ritornati in studio. Per chi non avesse visto la prima parte della trasmissione, abbiamo ospite in collegamento telefonico Germana Cantarini, che è la campionissima, lasciatemi passare il termine, delle bocce femminile, categoria Raffa. Vince in continuazione, ha vinto 7 titoli italiani, 6 europei, 3 mondiali e via andare. Sera Cantarini, eccoci di nuovo in studio. Poco prima dell'interruzione parlavamo del bocce mercato, no? In un momento, il momento estivo, il calcio mercato, basket mercato, Formigone quest'anno, passando dalla Virtus L'Aquila alla Pinetina Ostia, ha aperto le bocce mercato in pratica. Lei ha detto che in effetti la Cantarini è una, secondo me è unica, perché dal 90 che gareggia per la Canottieri Bissolati e non ha nessuna intenzione di cambiare. Ma avete qualche sponsor? Lei ha qualche sponsor a livello personale, visto che è la numero uno in Italia? No, diciamo no, cioè a livello personale l'unica che, vabbè, mi sponsorizza, diciamo, con le bocce è la Perfetta, che mi dà appunto le bocce che uso sempre nelle manifestazioni. Certo. Però di altro sponsor praticamente no, cioè l'ho Bissolati, se lo sponsor vuole, diciamo, sponsorizzare, deve passare attraverso la mia società, non posso avere uno sponsor io personale, giustamente, perché la mia società è già lei che, diciamo, mi permette di dare, diciamo, quel contributo in modo che io possa coprirmi le spese. Sì, va bene, però lei partecipa anche ai campionati individuali, quindi... Sì, no, certo, ho capito, però diciamo momentaneamente di sponsor, diciamo, personali non ne ho. Ma no. Si arriverà, secondo lei, signora, al momento in cui anche gli sponsor si avvicineranno al mondo delle bocce? Ma io, guarda, lo spero tanto, anche perché, vabbè, diciamo che le bocce, cioè da quello che si dice, come cartellinati siamo secondi dopo il calcio. Eh sì. Quindi, dico, di cartellinati siamo in tanti, se abbiamo uno sponsor, insomma, lo facciamo vedere anche in tutto il mondo. Infatti, quindi sarebbe anche giusto avere uno sponsor personale. Ecco, considerata anche la tradizione che c'è in Italia delle, certo, per quanto riguarda le bocce e i campioni, sia in ambito femminile che tra i maschietti. Certo. Comunque, lei che rapporto ha col presidente Rizzoli? Un buonissimo rapporto. Bellissimo, sì. È veramente una gran persona, sì, Rizzoli. Certo. Sta dando e ha dato un notevole impulso a tutto il movimento. Sì, Rizzoli è proprio il numero uno, fantastica persona, devo dire. Sì. Senta, quest'anno con la nazionale che impegni avete? Allora, di quest'anno, allora adesso abbiamo, vabbè, questo campionato italiano e dopodiché non abbiamo più nulla. Però l'anno prossimo sì, perché l'anno prossimo ci dovrebbero essere i War Games, i Giochi del Mediterraneo e poi abbiamo i campionati europei che si svolgeranno a Cremona. Ecco, quindi lei gioca in quindi, casa. Io spero di fare una buona annata di modo di raccogliere punti per poter partecipare al campionato europeo proprio nella mia città. Ecco, perché eventualmente farò da ospite, andrò a vedere, dai. E me, certo. Proprio non parteciperò. Senta, signora Cantarini, se lei la bandiera, qualora mai le bocce partecipassero ai Giochi Olimpici, l'avrebbe portata? Sì. Non era, forse quella che volevano affidare alla Pellegrini era molto più pesante, invece che con l'asta di plastica l'avevano fatta in cemento. Dice? Non lo so, no, me lo dica lei. Non lo so. Perché poi invece per la Vezzali gliel'hanno rifatta nuovamente in plastica. Vabbè, io a credo che a me andrebbe bene anche portarla in plastica. Ah, certo, certo, ma io credo che la Pellegrini ha fatto uno scivolone con le dichiarazioni per quanto riguarda essere la portabandiera della rappresentativa italiana. Lei che pensa?
Beh, insomma, guarda, io non giudico mai le persone quello che pensano in un determinato momento. Probabilmente a lei andava bene pensarla così, no? Non lo so. Ma senta, parliamo un attimo invece di bocce giocate. Lei domani fa il suo esordio. Abbiamo detto prima che l'otto delle concorrenti è particolarmente agguerrita. Chi crede che sarà la sua avversaria poi fino alla fine? Ma cioè io già, diciamo, la mia terzina, insomma, me la devo sudare, perché almeno da quello che ho sentito dovrei avere la Chiara Morano e Sephora Corti. Quindi già la mia terzina è abbastanza dura. Allora, la Morano è la numero 10, la testa di serie numero 10, sì. La Corti è la numero 6. Penso di avere loro due nella mia terzina. Quindi lotta agguerrita. Sì, sì, sì. E poi se riesco a superare la terzina, dopo vabbè non ho visto gli altri sorteggi, comunque cioè alla fin fine diciamo che ogni partita è sempre un ostacolo duro da passare, diciamo, soprattutto in un campionato italiano. Certo, noi siamo convinti comunque che lei vinca il titolo italiano. Va bene, ok. Poi vorrei dire che non venerdì prossimo, l'altra settimana la richiamiamo in studio così commentiamo i campionati. A parte che noi domani ci vedremo lì al Centro Tecnico Federale, a Via della Grande Muraglia qui a Roma. Io le faccio veramente i più grossi in bocca al lupo per la manifestazione di domani e mi raccomando, rimanga sempre così bella, genuina, e onesta e leale così com'è. Va bene, la ringrazio molto. Grazie a lei del tempo che ci ha dedicato. Grazie. Arrivederci. Grazie, buongiorno, arrivederci. Niente, abbiamo avuto, ecco, la Cantarini è veramente l'esempio della persona che quando si affeziona, e ripeto, rimanere 22 anni nella stessa società, in un mondo, quello sportivo, perché delle quali le bocce fanno parte a pieno titolo, in cui si corre soltanto dietro i soldi, onore al merito a Germana Cantarini. Noi seguiremo per voi i campionati italiani e la prossima settimana vi faremo vedere delle belle immagini. Mi raccomando, tutti i venerdì su Blu 820 di Sky, Mondo Bocce, insieme a Michele Pirro alle 20:15, non mancate perché tanto vi conto uno per uno. Ricordatevi che con le bocce si rimane giovani, alla prossima settimana. La trasmissione è stata offerta da Henry Sport e da Il Pallino.